Bazzanese a San Nicola del Cris per recuperare il match valido per la nona giornata di campionato di terza categoria. Campo poco praticabile a causa delle piogge, ma l'arbitro Messina dice che si può giocare lo stesso. Bazzanese si presenta con l'estremo Moscato e la difesa con a partire da destra Calogero, Massa, Martelli e Grimaldi. Centrocampo con Grimaldi, Martelli, Massa, Barbara, Moscato a sostegno dell'unica punta Maeda. Bazzanese parte subito forte e passa in vantaggio con un bel diagonale vincente di Grimaldi su assist di Maeda. Azione che non vi possiamo proporre a causa dei fumogeni dei tifosi. San Nicola però è pronto a rispondere con un bel tiro dal limite che viene neutralizzato da Moscato, come possiamo vedere anche dal replay, il bel tuffo dell'estremo della Bazzanese che devia in corner. Sul contrattacco Massa cambia gioco su Moscato che calcia di prima intenzione, tiro parato sulla ribattuta, però Moscato manda alto. E Moscato prova poi dal limite a rifarsi su un calcio piazzato che è la sua specialità, ma palla che non si abbassa abbastanza. Occasione ora per San Nicola che però conclude malamente fuori. Ora fase della gara in cui la Bazzanese si rifugia nei contropiedi di Maeda che solitario si inventa un buon assist su Barbara che però prova il diagonale ma stringe troppo la mira, palla fuori. E andiamo adesso al secondo tempo in cui la Bazzanese parte subito bene, sul calcio d'angolo sfiora il raddoppio ma è bravissimo il portiere locale a neutralizzare. Poi Grimaldi sbaglia a porta sbornita. Su corner invece i locali ci provano ma è attento Moscato. Ultimi sprazzi di partite al comunale di San Nicola si fanno sentire gli applausi di entrambe le tifoserie, infatti entra in campo Vittorio, per lui una vita da mediano. Celebre una sua frase, mie giù, pigliamo un altro gol, camo su buca lo pallone. Vittorio che dimostra ancora buone doti tecniche oltre ad essere un esempio per i giovani per il suo sacrificio in campo. Tornando alla partita, ultima occasione per la Bazzanese che sfiora il raddoppio su punizione di Moscato. Finisce dunque 1-0 per la Bazzanese che deve recuperare ancora la partita con Francica. Arci Crissense che ha lottato per tutta la partita dimostrando di poter dire la sua in questo campionato. E appuntamento dunque per domenica a Maglierato.